ed è giunto il momento allora, di stare. Faccio questo piccolo live nel frattempo che aspetto Sara, una giornalista che deve venire a fare un piccolo pezzo per la sua web TV di Ravenna. Allora approfitto, siccome ho una mezz'ora di tempo, per fare vedere l'albero numero 2, che è in realtà l'albera dell'anima, che ho già fatto vedere ripreso con la telecamera del cellulare, ma avendo una definizione un po' così, un tanto al chilo, con questa qui andiamo meglio, lo faccio rivedere, perché c'è stata quella variante da ieri sera, per cui vale la pena di rivederlo, ed è questo. Sopra, in cima, ho messo il modello originale del Capital, che uso sia come capitello che come candela, che la conoscete, no? Dove momentaneamente adesso ho messo sempre di nuovo l'anima di bronzo, che è la madre artistica di tutte le altre anime che sono seguite dopo, però che sarà sostituita all'evoluzione di quella che in Swarovski si vedrà. E da dopo l'ho finito, gli ho aggiunto in più anche nel basamento delle sculture che secondo me ci azzeccano, perché c'è la Sangiovese che ha la collana, questo è il modello in bronzo che è di proprietà privata, e queste sono le Sangiovesine piccoline che anche loro con la loro collana, e poi quella, e poi ce n'è un'altra. E questo è praticamente l'albero in attesa di essere finito, al quale, oltre il puntale fatto con l'anima di Swarovski, ci sarà anche la canzone della sua versione natalizia dell'Ilulà che Jeb ha già fatto e sta consegnandomi o questa sera tardi o domani, per cui farò il video ufficiale che la presenterà con delle riprese fatte ad hoc. Per il momento, aspettando Sara, che verremo a parlare delle multe, la multa per il momento l'ho messa lì di dietro, il verbale che mi hanno fatto, parleremo un po' del verbale, di quello che ho pensato, e ora posiziono la telecamera sul cavalletto e vediamo che cosa salta fuori da quello che mi è smulinato in tutto questo tempo, da quando ho lasciato l'albero del CE con tutta la, come si dice, con tutta la notorietà e il clamore che aveva fatto, e quando sono ritornato da Barcellona. Non mi si vede molto luminoso perché sta facendo buio. Comunque, aspettando Sara, è questo live che sto facendo, dove voglio dire tutte le esperienze che mi sono successe in questi giorni, da quando sono partito per andare a Barcellona, quando sono tornato, lasciando il lavoro della Davida con questo fermento che c'era stato sulla novità di presentare l'albero di Natale con i simboli fallici, no? Che ha sorpreso me prima di tutti, e sono molto contento del tantan che si è scatenato, che ha riportato di nuovo attenzione sul progetto che sto facendo, perché questa è la cosa a quale io sto mirando in questo momento. Infatti capisco che molte persone non si sanno spiegare bene dove voglio andare a parare, perché non parlo mai di soldi, non parlo mai di comprare cose, non era il momento per quelle cose lì, ma a parlare adesso non ha senso, siamo molto vicini, però non ha senso. Adesso stiamo preparando delle cose che non posso neanche spiegarle, anche se volessi dirle, non le posso neanche dire, perché le continuo a scoprire ancora man mano che vado avanti, e non dettagli, che sarebbero importanti anche loro, per carità, ma addirittura cose sostanziali, no? E quello che voglio fare con questo live, sempre cosciente che lo faccio soprattutto per me, no? Lo faccio soprattutto per me, anche se non nascondo che mi ha fatto piacere scoprire sempre di nuovo, dopo aver fatto il video dell'albero del CE, che diversa gente mi sta seguendo da
tanti anni in varie parti d'Italia e mi hanno lasciato dei commenti incoraggianti nell'andare avanti. Cioè, ho sentito una risposta di un'attenzione che avevo su di me, che io non sapevo di avere, che mi ha dato un entusiasmo in più, una forza in più, una voglia ancora più di fare, anche se non mi sarebbe mancata comunque, perché la motivazione che mi porta a lavorare su questo progetto da tanti anni, spendendoci, grazie a Dio, la mia vita, mi gratifica sempre, non mi costa fatica, non è che dico mannaggia, non vedo l'ora di togliermi questo impegno, no? No, no, cioè, mannaggia, non vedo l'ora di vederne lo sviluppo, eccetera, così, però vedo che tutto quello che serve per seguire questo gioco, che cresce, che ha la sua entità, insomma, vuole da me certe cose. Allora dicevo, secondo me, però comunque fondamentalmente lo faccio per me, e mi dicevo prima di fare le riprese, chissà se parlando, tirando fuori le cose comunque so che dirò, perché sono quelle importanti e basi che sono successe in questi pochi giorni che sono passati, chissà, dicevo, se scoprirò anche per me, con me che parla adesso, qualche cosa in più che magari non sono in grado di cogliere in questo momento, ma però lasciandomi andare a quel parlare che è sempre dentro di me, ma non parte principalmente dalla testa e poi viene fuori, ma tende sempre di più a poi lì partire, a parlare, a uscire da un'altra cosa che non è solo qui, capito? Questa qui segue di conseguenza. Per cui, aspettando Sara, quando viene Sara si interrompe, facciamo la rivista, l'intervista, eccetera. È successo che tornando da Barcellona, io sono andato a Barcellona convinto, non convinto, non avevo aspettative, però è un sentire che in me da tempo veniva su, no? Che mi diceva, quando torni vai a Barcellona, ascolta, prendi la barra a parlare, perché se vieni in questo momento particolare, no? Un senso c'è. Anche perché io mi domando sempre fra me e me, no? Ma non è che danneggio il lavoro che sta facendo Prem Rawat di divulgare questo messaggio di pace così concreto che ognuno di noi può afferrare e farsene realmente una presenza costante se lo desidera nella propria vita e smettere di penare, come sappiamo, vediamo in giro, basta anche ricordarci di noi, no? Perché anche se uno può avere meno pene di un altro, ognuno le proprie pene sono insopportabili, no? Fondamentalmente, cioè, ne farebbe bene, sbolognerebbe via. Ed è stato un bellissimo programma. Ho avuto la fortuna di andare davanti abbastanza, perché ero in quinta fila e lo vedevo bene nelle espressioni della faccia, anche se avevo un grande schermo dietro, dove spesso andavo con gli occhi per cogliere ancora di più certi dettagli. Però spesso sono stato sulla sua cosa e ha detto delle cose in un certo senso sempre quelle, ma questa volta ha detto delle cose nuove che io non gli avevo mai sentito dire. Per me è molto 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 potente. A un certo punto ha detto, lui che non si mette mai, io lo conosco da tantissimi anni, non si mette mai in quella posizione tipo io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, ma questa volta per la prima volta, per quello che io ricordo, è venuto fuori, a un certo punto ha detto alle persone, perché c'erano delle persone che probabilmente ascoltavano per la prima volta il messaggio pubblicamente che Maharaj dava alle persone che erano lì, no? Rivolte a loro principalmente, dice, voi dovete essere, le parole esatte sono diverse, però il punto era, voi dovete essere molto contenti di essere qui in questo momento e parlare con, e conoscermi, no? Conoscermi. Io ho detto, mazza Maharaj, non ti ho mai sentito, anche se avresti tutti i diritti di farlo, perché stai dicendo, stai proponendo una cosa che veramente funziona, per cui non diresti neanche stato, però il modo, no? Mi fa,
è la cosa nuova che non ho mai sentito dire, ha detto, perché io vi porto un nuovo modo di pensare a voi stessi. Cioè non è che cambia la vita, un nuovo modo di pensare. E io ci ho riflettuto e ho detto, è vero, no? È vero. Poi ascoltando anche quell'appuntamento domenicale di Carpeoro, che seguo sempre con molto interesse, perché è veramente benefico ascoltare le esperienze che lui ha, e parlava appunto delle religioni, eccetera, e siccome lui giustamente, io sono d'accordo con lui non è d'accordo con me perché mi preconcetta, lui pensa che io sia uno che adora una religione o un maestro in un modo che lui considera ovviamente autolesionisti per se stessi, ma io lo so che non è così, capito? Però al di là di quello glielo riconosco, ognuno di noi ha i suoi aspetti che non ci corrispondono, però quelli buoni ce ne sono, io lo vado a vedere spesso la domenica, no? E parlando di tutte le religioni eccetera, diceva la realtà che le religioni di per sé si mettono in mezzo fra te e Dio, tutte, perché il tuo senso di religiosità invece di essere lasciato all'essere umano e che se la possa vivere per come è la sua natura, nel suo colloquio personale con Dio e in armonia anche con gli altri, che viene su da solo, in qualche modo, si lascia stare l'essere umano nella sua vera natura, ma non solo selvaggio nel muoversi in armonia, ma anche consapevole di tante cose, lui diceva che il maestro che lui contestava, l'unica cosa che dovrebbe fare è di far pensare in un modo nuovo un suo allievo, no? Cioè rompere questa corda del maestro. Io ho appena sentito per la prima volta dire Premrawat a Barcellona in un modo non arrogante, non io Diego, ma ha fatto il punto che faceva la differenza perché è in grado di cogliere poi il beneficio che ne viene fuori da questo nuovo modo di pensare, perché non te lo metti in testa a lui quel modo di pensare, ma te lo ritrovi tu passo dopo passo facendo cosa? Cominciando ad osservare te stesso anche dall'interno, perché, e su questo anche Carpeoro è d'accordo, è la cosa che facciamo pochissimo. Se ci andiamo in maniera confusa, seguendo un'immaginazione selvaggia, dove perdiamo il confine tra quando l'immaginazione è buona per noi nella comunicazione e quando invece diventa quella carota che ci spinge a vivere in cerchio e a sprecare la nostra vita in un'illusione di percorrere chissà quale realtà, no? E per cui mi ha fatto piacere cogliere questa sincronia di queste cose. È tornato, no? A parte come sono stato bene quando lo ascoltavo, che parlava proprio. Anche tra l'altro è il giorno del suo compleanno, no? Ufficialmente è il 10 dicembre, compie 60 anni, no? E non ho potuto non pensare alle prime volte che l'ho conosciuto, quando lui ne aveva 21. E io non ne avevo 25, e lo andai a vedere per la prima volta e dentro di me velocemente era chiaro l'evoluzione che c'era stata in lui come persona, nell'insegnamento che continuo da allora a dare alle persone che vogliono entrare in contatto con se stessi e non perderlo, capito? Perché succede di entrare in contatto con se stessi a quel livello dove stai poi bene nel capire, nel comprendere, no? Cioè, ci succede a tutti ogni tanto così, però il punto è che la si perde con lo stato di coscienza, con lo stato di benessere, no? E il nostro cuore lo anela subito, immediatamente, se gli manca quella cosa lì, da bambino l'unica maniera che ha per esprimere è piangendo, muove le braccine a caso, vuole afferrare qualcosa che non sa dare una forma, però sa che gli manca, e finché non la trova, non si placca.